Buonasera dal mio ufficio. Allora, io non ho mai visto, cioè, o meglio, forse avrò visto altre partite così, ma in una sfida così importante, sbagliare almeno 5-6 gol davanti alla porta, credo che sia un piccolo record questa sera da parte della Juve. Che tra l'altro, secondo me, specialmente nel primo tempo, ha offerto una delle migliori prestazioni della stagione. E qua, boh, salta fuori un po' il paradosso, no? Quando Juve si mette a giocare e convince anche sul piano del gioco, perde la partita. Boh, non lo so, si vede che le due cose non riesce, francamente, a collegarle. Con questo non voglio dire che il Napoli non abbia meritato di vincere, perché sapete quella penso io. Merita di vincere chi butta il pallone in porta, non ce n'è. Tu puoi fare anche un tiro e buttarla dentro. Sei stato bravo perché hai capitalizzato l'unica azione che hai avuto. Tu puoi aver sbagliato appunto 4, 5, forse anche 6 palle gol praticamente davanti alla porta, compreso anche il palo di Vlahovic nel primo tempo, perché come ben sapete il palo è un gol sbagliato, è un tiro sbagliato. E giustamente vieni punito, perché se sbagli, l'errore fa parte del gioco. Certo, vedere così tanti errori all'interno di una stessa partita e sotto porta fa specie. L'ultimo, quello di Rugani, si è trovato una fucilata lì sul piattone, però deve andarti così. E poi dopo la fanno i dettagli, la differenza, no? Perché è un Napoli completamente diverso da quello dell'anno scorso, molto vulnerabile, lo dimostrano le grandi occasioni che ha avuto la Juve. E però il Napoli perché segna, perché Kvaratskhelia azzecca la girata, ma attenzione, al momento avevo pensato che ci fosse stato l'errore di Szczęsny che non aveva coperto bene il primo palo, in realtà c'è una quasi impercettibile deviazione di Cambiaso che lo manda fuori tempo di quel millimetro che ti fa andare dentro la palla. Il palo di Vlahovic colpisce la parte interna, ok, però non in maniera sufficiente da poter fare sponda e andare dentro. A volte sono i dettagli e sono i particolari che fanno la differenza. Poi, chiaramente, i singoli, vedasi Vlahovic almeno 3 volte, vedasi Cambiaso, quel tiro di destro che va alto, vedasi Rugani nel finale, poi gli altri devono fare recitare il mea culpa. Però l'errore, ragazzi, fa parte di questo gioco. Fa parte di questo gioco. Quindi vince il Napoli perché ha meritato di vincere, perché ha capitalizzato quello che poteva capitalizzare. La Juve perde perché oltretutto commette questa ingenuità con Nonge e lì cercheremo di capire meglio, sentiremo magari anche dalle parole di Allegri sul per il perché sia stato sostituito subito. Credo che non sia stata una bella mossa dal punto di vista psicologico nei confronti del ragazzo, però non so se ci siano altre motivazioni legate alla sua sostituzione. Nonge commette questa ingenuità che non dipende dall'età, perché sono falli che in area vediamo commettere da tante persone, anche di maggiore esperienza. Quando prendi il piede di un giocatore è rigore. Casomai possiamo dire che la grossa ingenuità sta nel fatto di consentire a 3 giocatori del Napoli, una volta che Szczęsny riesce a respingere il rigore di Osimhen, di consentire a 3 giocatori del Napoli di arrivare prima sulla palla. Anche lì una mezza dormita un po' da tutti. Direi che evidentemente il gol in ribattuta di Di Marco dell'ultima partita dell'Inter non ha insegnato nulla, perché lì bisogna stare molto attenti a quelli che partivano da più lontano, vedasi appunto nel caso specifico Raspadori, che ha preso il tempo su tutti i giocatori della Juve, ma ce n'erano altri 2 del Napoli pronti a colpire la palla. Quindi, ragazzi, anche lì una grossa dormita, una grossa ingenuità. Però, allora, ragazzi, se dobbiamo analizzare la partita dal punto di vista della prestazione, non dico che la Juve ha fatto la partita, no, ma che tecnicamente abbia sbagliato, almeno fino al momento della conclusione, altrettanto no, cioè, nonostante la formazione che c'era in campo questa sera. Cioè, secondo me, dal punto di vista della prestazione è stato un passo in avanti rispetto addirittura alla partita col Frosinone, ma non avevo dubbi sul fatto che stasera la Juventus avrebbe trovato particolari motivazioni, eccetera. Poi chiaramente è il dettaglio, ma il dettaglio è importante. Se tu sbagli 5-6 palle gol davanti alla porta, ragazzi, non ci puoi fare nulla. Se poi concedi, io dico una cosa, ve lo dico proprio onestamente,
credo che se anche fosse terminata in pareggio, la Juve sarebbe stata in credito in questa partita. Sarebbe stato stretto anche il pareggio alla Juve questa sera. Però le partite vanno così e bisogna accettarle così per come sono. È inutile star qui, rimuginare, eccetera. Questa sera la Juve ha offerto una buona prestazione, nel primo tempo più che buona, secondo me, nel secondo tempo un po' meno, ma comunque ha avuto la possibilità tranquillamente di agganciare la partita e l'aveva agganciata con un gol bellissimo di Federico Chiesa, e poi commetti l'ingenuità anche sul calcio di rigore, ingenuità nel commettere quel fallo, ingenuità nel farti sopraffare. Diciamo che questa sera la Juve è mancata nei particolari, però i particolari, i dettagli in certi casi fanno chiaramente, in certi casi, quasi sempre, fanno la differenza. Poi non si è rotto nulla dal punto di vista della classifica, non si è rotto nulla dal punto di vista degli obiettivi di questa società, che come ben sapete è non solo per quest'anno, ma anche per gli anni a venire, saranno quelli di centrare la qualificazione in Champions, quindi cambia poco a questo punto. Poi è chiaro che è importante, è bello anche arrivare secondi piuttosto che terzi, quarti o eventualmente quinti quest'anno, però va da sé che non cambia nulla, e comunque la Juve è ancora seconda in classifica, quanto mi risulta. E diciamo che forse ha pagato un po' come legge di compensazione, se proprio vogliamo dirla tutta, ha pagato le 3 partite vinte all'ultimo secondo, non ultima quella della settimana scorsa. Rugani, tra l'altro, stava per ripetersi con un gol importantissimo a pochi secondi dalla fine, e ci sta la legge di compensazione in questi casi, ci sta. Però non venitemi a parlare di una squadra che questa sera ha giocato male, che era scollegata tra i reparti, che non ha giocato da squadra, eccetera, eccetera. Venendo ai singoli, ragazzi, pessima serata per Dusan Vlahovic, che non solo si è smangiato 3 gol, di cui uno clamoroso, quello sul palo, e poi quello subito dopo il vantaggio del Napoli, perché mettiamoci anche quella situazione lì, va a cercare il primo palo, poteva cercare il secondo e faceva gol. Ma oltretutto si fa ammonire era diffidato, e quindi salterà la prossima partita delicatissima contro l'Atalanta. Per cui quando le cose vanno male in un senso, poi arriva anche l'effetto onda, no? L'effetto successivo, l'effetto onda. Ecco. E quindi male male direi questa sera Dusan Vlahovic, direi che è sotto il 5 come valutazione. Per il resto Chiesa non mi è dispiaciuto, al di là del gol, ma in generale tutta la squadra ha offerto una buona prestazione, tranne quello che ha fatto vedere negli ultimi, in certi casi, 3-4 metri davanti alla porta. Però niente di rotto, è andata così, e vedremo cosa succederà la settimana prossima. Iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani con gli approfondimenti. Cercheremo anche di considerare quanto avrà detto Massimiliano Allegri mentre sto registrando questo video. Non ho ancora sentito cosa ha dichiarato. A domani.